come iniziamo questo video? Bella ragazzi, qui è Dregote, eccomi qua per introdurvi questo video. Ragazzi, sto facendo questo video, diciamo, prima del vlog, comunque sia nel mezzo del vlog, perché in questo momento sto editando col mio computer. Ho detto, perché non fare un video dove spiegare un attimino che cosa andrete a vedere poi in questo video. Allora ragazzi, questo qui praticamente è un video introduttivo, quindi non sarò qui magari a spiegarvi il perché della mia assenza, il perché non mi sono fatto sentire per tutto questo tempo, perché ci sarà un video a parte, avrò modo di spiegarvi in un altro tempo. Comunque sono tornato dalla Croazia, sono stato lì una settimana, perché chi mi segue su Instagram sa comunque sia che lì ho pubblicato vari aggiornamenti. Vi lascio qua sotto il link di Instagram, comunque sia basta che cercate Dregote e andate a seguirmi, di modo che potete sempre essere aggiornati. Detto questo, quindi appunto ho fatto questa settimana qui in Croazia con la scuola, quindi con anche altri amici miei. Praticamente si tratta del progetto Erasmus Steps, che consiste appunto in questo scambio culturale con altri ragazzi provenienti da altre nazioni, e quindi ho avuto appunto la possibilità di andare in Croazia. Sono stato di preciso a Spalato, dopodiché a Vis. E quindi che cosa ho fatto in questa settimana? Sono riuscito a registrare dei video comunque sia con qualche mio amico. In questo vlog ragazzi vedrete molto spesso un mio amico con il quale condividiamo la stessa passione comunque sia, che oltre a quello appunto di comunque sia di YouTube, lui al momento non ha alcun canale comunque sia. Dovete sapere ragazzi che oltre appunto alle varie passioni che ho, perché ce ne ho davvero tantissime, c'è tra queste passioni anche la passione per la magia. Quindi in questo lasso di tempo ho avuto anche possibilità con lui di cazzeggiare tra virgolette con le carte, perché non siamo bravi, siamo semplicemente dei ragazzi che hanno voglia di condividere con gli altri appunto alcuni giochi, farli divertire eccetera. Quindi vedrete molti spezzoni di magia, tra i quali anche spezzoni divertenti e anche spezzoni comunque sia che riguardano in generale il viaggio. Purtroppo ragazzi non sono riuscito a registrare molti spezzoni, anzi quasi nessuno, con i ragazzi appunto dalle altre nazioni, perché in quei periodi semplicemente io cercavo di divertirmi, diciamo che non mi veniva in mente di prendere la videocamera e iniziare a registrare. Quindi diciamo che quello che vedrete in questo video è tutto ciò che riguarda, diciamo, il tempo libero passato con gli amici. Questo è tutto ragazzi, questo è il mio primo vlog, spero vi piaccia. Se è così lasciate un bel like, un commento ragazzi, mi raccomando, passate da tutti i link in descrizione. Spero che il video vi possa piacere, che dire ragazzi, vi lascio al vlog, ciao ragazzi. Di pizzerie in questa via, ce ne fosse stata una. Ma dove stanno le pizzerie? Non è che abbiamo... Dov'è il cinese? Togliamo oggetti, valigia a terra. Andiamo al cinese. Questo è questo, ma non di cibo. Non vende cibo cinese. Non è di cibo. Raga, aspettate che mi sei ingassato la catena. Quando arriviamo, che tipo ci fermiamo, prendi la valigia e fai in modo che non sia così gonfia, perché se no la tua valigia rotola. Allora, è passato molto tempo dall'ultima volta, perché in teoria stavamo trovando un posto per mangiare. Poi questo tizio qua ci ha portato da una parte, fortunatamente siamo riusciti a mangiare. Intanto vedete, ci sta anche qualcun altro là dietro. Adesso praticamente andiamo a prendere sto traghetto. Sì, in teoria dobbiamo prendere il traghetto che ci porterà a Spalato. Ma è normale ragazzi. Le valigie? Ma sì, non stai riprendendo? Sì, sta riprendendo. Ciao a tutti. Può essere l'ultima puntina. Niente, questa qua è la stanza. Saremo in quattro persone, staremo un po' per una notte. Era un po' più grande la casa. Sos. Interessante. Ed eravamo in tre. Questa è la mia carta, la nostra carta, molto bella. Asciugamani. Fai vedere il bagno, No, è piccolissimo. Ehi. Mannaggia le mezzi. Vabbè, dove sta il... ecco esatto.
Il bagno è una... Il bagno è veramente un cesso. Il bagno è un culo. Sas, tieni la tua camera. Questo è qua il bagno. Questo è un... Apri l'acqua. Qui si cagano la valigia, stanno i profumi. L'acqua funziona? Questa qua c'è il dispenser di carta igienica. Igienica. Molto piccola. Ragazzi, dov'è che mi fate dormire? Piccola, ma tu dormi. Io posso, ragazzi. Sul comodino, ha un comodino tutto. Oh, grazie, grazie mille, ragazzi, no, veramente. No, io direi di fare una cosa più sensata, visto che anch'io vorrei dormire, solo facciamo. Ok, attacco perché. I primi due. Lo facciamo, ragazzi, ha senso. I primi due che escono dormono sopra. Ok, vai, fate attacco. Ok, anche tu, no. Tu. Dormo sopra. No, io ho detto i primi due che escono. Sì, ah, ok. Vero. Christian, io dormo sul letto. Ributtiamo, non voglio fare più. Vai, 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 subito. Vai. Ciao. Ciao a tutti, salve. E lui non saluta. Wow. Oggi andiamo a provare uno snack croato. Non ha neanche un... non ha una sua foto, ha un nome che non ha senso. Io sono veramente convinto che questa sia una pessima idea, sarà veramente una merda. E lui si è appena svegliato, anche io in realtà. C'ho il sapore. Sente quando si sveglia, c'è il sapore di ghiaccio, quello proprio di merda che compensa tutti i sapori. Sì, sì, poi tipo io mi sono anche lavato i denti, quindi c'è un po' di... non lo so. Odore non è così malvagio. Però sa di eredi di chimici, cioè. Però l'odore gli do da 1 a 10. Non sono per niente convinto 7. Di questa cosa. Vai, prendine uno e assaggiamo. Sono tipo dei pretzel alle arachidi. Facciamo vedere meglio. Perfetto, si mangia. 3, 2, 1, cin cin. Sono strani. Sono secchissimi. Ma non sento gli arachidi. Quando si crea il bolo alimentare come in bocca? 5% grassi. Senti gli arachidi? Cioè senti? Sono 20 grammi questi. No. Ma certo. Sono 100 grammi. In 20 grammi 5% di grassi. Ho bisogno di sciacquarmi i denti assolutamente. Un voto. Da 1 a 10? 3. No. 2 e mezzo. Secondo me mezzo. Sono fedeli a suo nome. A me non ha la sufficienza. Beh, io sono sincero, io mangio tutta la merda del mondo, no? Quando una cosa mi fa schifo lo dico. E sei. Quando lo dico fa schifo davvero. Per me sei. 2 e mezzo, bocciato. Da questo è terribile. No, comunque a parte gli scherzi, ma veramente schifo. Perché altrimenti ti fai il bagno anche tu, ragazzi. Era nuovo. Insomma, allora facciamo un gioco. Per questo gioco ci servono 4 carte nere indifferente quali e 4 carte rosse. Possono essere fatte esaminare tranquillamente. Quindi abbiamo detto 4 carte nere e 4 carte rosse. Si vede nel video.
Sì, sì. Perfetto, quindi le nere e le rosse. Adesso andiamo sempre a dividerle, quindi nere e rosse. Adesso proverò a fare una cosa un po' particolare, perché andrò a intersecarle. Ovviamente le andrò a intersecare così a faccia in basso. Guarda, vado a fare uno spread così proprio semplicissimo e vado a prendere proprio le carte visibilmente una a una, le vado a intersecare tra le quattro carte. Quindi così si può tranquillamente vedere che sono mescolate. Basta aspettare un attimo che qui passano le nere, vedete? Quattro. Qui passano. Oh. Perché la riesci a mettere nella giusta posizione per non far vedere un cazzo. Ecco, Cristian che ora si fa il bagno. Grandissimo. Come lavar le carte, ragazzi? Come tenerle pulite? È altre di picca la carta? Dovete sapere che tenendo a mollo le carte in mare si possono pulire e farle uscire nuove. Tipo così, non so. Voi aspettate tipo un 5-6 giorni. Poi ritornate qui e sicuramente la vostra carta vi starà aspettando, no, e quindi potrete ritirarla come nuova. Eccoci qua, ragazzi, tornati. Per passare un gelataio. Gelataio? Esattamente quello. Grande. Sono persone che siamo in Croazia. Sì, lo sanno, se non lo sanno. Perché... L'avrò detto tipo 300 volte. No, ma tanto, volte, ma tanto no, l'avrò detto, cioè, all'inizio del video. Comunque, se ve lo foste chiesti, siamo in Croazia. Un tregoto del futuro, comunque, l'avrà sì, detto. Sì, assolutamente. Qual è il fatto? Siamo appena tornati dopo aver fatto un pochettino di magia lì dove stavamo. Ci sono stati tanti fail, devo dire la verità. Molti. Molti, forse molti troppi. Tipo un tre quarti d'ora lì a provare un gioco di merda, perché siamo fuori allenamento entrambi. Una casa di merda di tre piani strettissimi in cui vivono cinque persone, molto disordinate, me compreso. Sì, ragazzi, è un qualcosa di impressionante. L'altra sera io mi sono spaccato il culo, tipo le vie sono strettissime, difatti ora sta passando la macchina e tra un po' sì, ci mette sotto. Tra un po' ci metterà sotto, ci sono. Dobbiamo correre davanti all'appartamento, altrimenti. Giocheremo a questo gioco. Mai giocato? Antonio non ho le giocato. Mie carte, le mie carte.